Caro diario, mi sono presa un bello spavento oggi. Passeggiavo vicino alla Torre Eiffel, quando una passante mi ha scoperta a chiacchierare con Tiki. Fortunatamente lei ha avuto la grande idea di fingersi... Miau! Un gatto. Se avessero visto il mio Kwame, come avrei giustificato? Che parla? Il tempo vola quando ti diverti! Che vola! E che passa attraverso le cose. Tiki è magica in tutti i sensi. Ed è per questo che deve rimanere segreta. Senza di lei non potrei essere Ladybug. Tiki, trasformami! Grazie al Miraculous che porto sempre, può trasferire le sue incredibili abilità a me. Tiki è il Kwame della creazione. Lucky Charm! È nata tanto, tanto tempo fa. Quindi non eri neanche tu nel papiro? Beh, grazie per il complimento, ma ne ho molti di più. Sono il Kwame che ha protetto ogni singola Ladybug sin dagli albori. Ti rendi conto? È nata insieme all'universo. Ha conosciuto i dinosauri, i re di Francia. È fantastico. Anche se incontrare un Kwame per la prima volta può essere scioccante. No, calmati! Non avere paura! E sa anche parlare! E anche quando ormai li conosci... Beh... Miraculous compleanno, Marinette! Le abitudini di un Kwame risultano... un po' strane. Comunque, Tiki è diventata subito mia amica. Mi mostra sempre il lato positivo delle cose e mi dà fiducia quando tutto sembra perso. Persa nel senso di sorprendente, imprevedibile e affettuosa. Ha occhio per i dettagli. E mi ispira. Pochino strano. Sembrava un uomo uccello. Se avesse indossato una giacca fatta di piume, sarebbe stato perfetto. Una giacca di piume? Ottima idea, Tiki. Mi aiuta anche quando disegno qualcosa di nuovo. Vorrei presentarla ai miei genitori. Oh, presto, nasconditi! Come va? Tutto bene? Oh, Adalia! Sono sicura che l'adorerebbero. Ma non posso. Essere un supereroe vuol dire avere dei segreti. Anche con le persone che ami. Meno male che a te posso dire tutto, caro diario. Ti saluto per adesso.